dietro le quinte la scena si tinge di pillole viola, infiamma la ringa, il fegato stringere, stringe il campo visivo alle scene già viste e vissute, individuate di Kruger anche nei sogni di nude, pensieri in lettere sciolti nell'etere, si prova a smettere ma ci si illude. Cosa può essere? Malattia del mio essere, forse un po' cinico, insipido, un caso clinico così specifico che non lo riesco a trasmettere, brivido in decime, disorientato, gravemente ustionato, fisico messo alle stette, 7 su 7, inabilitato alla vita da rapper, cale si pare anche l'ultima scena, la mossa si frena, tutti a casa alle 5, noi dietro le quinte, non filmare sta scena, non sai quel che ci vuole, fatti e poche parole, quel che devi fare se vuoi fare questa roba qui, non sai quel che ci vuole, fatti e poche parole, quel che devi fare se vuoi fare questa roba qui, dipende che vuoi fare, a cosa aspiri, a chi ti ispiri quando provi a pensare di scappare da qui, cosa darei per una settimana da VIP, pieno di money, pussy, weed come ad Hollywood, con un tasso alcolico peggio del cantante degli ACDC o di sonniferi più alto di Nigel Green, su questa casella finisco e mi fermo, prima senza contegno, adesso senza impegno, prima come amico di letto, più tardi come fratello, tu passa la palla, io lo spinello, lo scenario ormai è quello, cambia il palco scenico, medito sul fatto che ogni parola che da dico viene da un ambiente con un clima accademico, in cui evito paranoie e malpensieri riguardanti un credito, un debito messo a sistemi, dove la X sta la rapa con la maglia di Bobo, che eri in banca con la maglia di Bobo e il volto coperto, quindi con la cassa e dopo caccio il ferro, entro in banca con la maglia di Bobo e il volto coperto, quindi con la cassa e dopo caccio il ferro.